Questa barca è verde bottiglia. Molto bella, nei colori scuri come il blu, rosso, grigio, nero, creano problemi alla vetroresina e al legno. Per la vetroresina l'aumento della temperatura superficiale vuol dire anche mettere in moto i residui di stirolo monomero del poliestere, quello che tiene legato il vetro, e un percettibile aumento dell'odore pungente antipatico quando si entra in barca. Nel legno, l'eventuale presenza di umidità diventa vapore, gonfia, deve trovare una via di uscita. Rompe il film della vernice e fa cuocere il legno, rammollendo le fibre che diventano a lungo andare come tabacco, perdendo ogni resistenza meccanica. Per la vetroresina l'aumento di temperatura si trasmette anche all'interno, con grande disagio nel periodo estivo, se la barca è senza aria condizionata. Il legno, avendo un bassissimo K termico, non ha questo problema. Per alluminio e acciaio il problema temperatura non esiste, perché tutte le superfici interne sono ampiamente coibentate con spruzzatura ad alto spessore di schiuma isolante poliuretanica o polistirene. Tuttavia, nel periodo estivo sarà possibile, anche su queste barche, osservando l'incontroluce, anche la più liscia, vedere che marca tutti i punti di giunzione tra scafo e compartimentazione. È importante che il 1010 CFS abbia sempre il giusto rapporto tra resina e indurente e non va mai diluito. Le micropompe per la versione da 0,75 e 1,5 del 1010 CFS hanno una taratura per rispettare la proporzione di 2 a 1. Ora si fa una pompata di A e una di B, come per le pompe del 4,5 kg e 30 kg. Ancora una pompata di A e una di B. Controllate la perfetta funzionalità delle pompe anche per mezzo di una bilancia da cucina. Leggere le istruzioni. Con temperature basse, riscaldare sempre le confezioni prima della miscelazione. È sufficiente un foam o un termoventilatore o metterlo a bagnomaria. È opportuno stemperare sempre le superfici dove sarà applicato. L'essiccazione del C-System 1010 CFS in presenza di forte umidità o di bassa temperatura può lasciare una superficie leggermente untuosa. È indispensabile, prima di ogni applicazione successiva, rimuovere questa untuosità con acqua dolce e uno straccio, carteggiare con carta umido. La carteggiatura è sempre necessaria dopo 36-48 ore. Asciugare bene prima delle successive mani. I lavori di finitura e protezione con Spinnaker, la vernice famosa in tutto il mondo. C-System, la linea completa di epossidici e additivi. Colla bianca e colla rossa. Gli stucchi epossidici antiosmosi a basso peso specifico. Nautilus, vernici, primers antivegetativi, sigillanti. Bot Life, per pulire il tech e proteggerlo, per lucidare la vetroresina e sigillare.
Il kit del 1010 CFS comprende tutto il necessario per lavorare e riparare ed è completo degli accessori e degli additivi più importanti. La nostra esposizione è il punto d'incontro per parlare di lei, la nostra barca. È stata fatta la prova di applicazione dello smalto, il Nautilus Polyurethane Enamel, RAL 9010, un bianco leggermente panna. Sono state prese le misure per calcolare il quantitativo, la maniera di applicazione e le varie difficoltà pratiche del luogo e della posizione della nostra barca. A poppa è stato rimosso il timone per lavorare meglio. A rullo, incrociando le mani, abbiamo applicato due mani di Nautilus Epoxy Prime. Quel nero è la spia che va nella porosità del film e nella carteggiatura svanisce a sottolineare la perfetta levigatura del fondo. Qua e là affiora il colore verde precedente. La preparazione del fondo è finita. Abbiamo usato una ruota orbitale come aspirazione delle polveri. Se state per fare un lavoro analogo, non rinunziate all'aspirazione delle polveri e a passare il panno antistatico. Abbiamo delineato le parti col nastro 471 della 3M. Consente di dare più mani e di toglierlo a fine lavoro con risultati eccellenti. Costa decisamente di più del normale crespato di carta, ma alla fine dei conti è più conveniente. La miscelazione dello smalto in questo caso avviene per tutta la confezione. Sarà sufficiente per tutta la barca, lunga 8,50 m, e ne avanzerà pochissimo. Lo smalto miscelato deve attendere almeno 10 minuti prima di essere allungato. In questo tempo, col panno antistatico, passandolo leggermente sulla superficie, togliamo i residui di contaminazione. In questo caso abbiamo messo circa il 20% di diluente, mescolato benissimo e poi versato il prodotto nella vaschetta di plastica e subito applicato con un rullo idoneo che trovate nel nostro listino. Anche dalla parte di destra procediamo dal bottazzo fino alla linea di galleggiamento. La parte superiore sarà fatta successivamente. Il pennello è indispensabile nelle curve strette o negli spazi dove il rullo non può arrivare. Si fa sera e finiamo la parte superiore della fiancata sinistra, mentre per la destra dobbiamo aspettare il giorno dopo. Non si vede più. Proviamo un piccolo compiacimento anche perché la banchina, che ci segue attentamente, come si fa quando tutti siamo ai lavori, ha espresso compiacimento. Leggerissima carteggiatura con grana 500 per dare la seconda mano, pulizia della polvere e preparazione dello smalto per la seconda mano. Si parte dalla parte in ombra. È pomeriggio e le giornate di maggio sono lunghe. Il gloss, la lucentezza, ora è più profonda e manca ancora una mano. Complessivamente ne daremo tre. Abbiamo nuovamente carteggiato con grana 500 e facciamo la pulizia col panno antistatico. Questa volta laviamo anche la superficie. Partiamo dalla fascia alta. Ricoprire con lo stesso colore è leggermente più difficoltoso. Ecco come viene via facilmente il nastro. Il segno è netto e non ci sono sbavature. Bel lavoro! Applicazione del nastro per la linea di galleggiamento.
La carena ha tante mani di antivegetativo che formano strato troppo spesso. È stato carteggiato parzialmente e per bloccarlo abbiamo rullato Nautilus Epoxy Prime. Il galleggiamento sarà blu. La confezione di smalto che usiamo è un residuo di un'altra lavorazione usato parzialmente. Il componente B essica in presenza di aria e forma parti dure che nell'apertura del barattolo possono cadere dentro e inquinare. È indispensabile filtrarlo. Usiamo la tazza graduata per il perfetto rapporto di miscelazione. Questi accessori sono nel nostro listino. Notate la presenza di vento. In questi casi è bene allungare un poco di più. La vaschetta è già stata usata, ma il giorno dopo si spella molto bene. Poi la superficie che facciamo è molto ridotta e qui usiamo un rullo più piccolo. La seconda mano, con queste condizioni, sarà data dopo un paio d'ore. L'antivegetativo questa volta è autolevigante. Quando rivedremo l'azzurro, saremo certi che la barca ha navigato. Comprare una barca nuova, ma soprattutto usata, vuol dire prendere possesso dei suoi particolari di lavorazione ed esecuzione. Questa barca è un progetto americano, di Hoyt, che si rifà anche a barche di Ereshkigal dell'inizio del secolo scorso. È armata con due alberi con sola randa e sono in vetro resina senza sartie, naturalmente passanti. Appoggiano su un rinforzo in carena e hanno una base circolare di alluminio per una perfetta posizionatura. I bulloni di acciaio con alluminio e con il salino formano corrosione con efflorescenza che oltre a essere antistetica e inquietare l'armatore danneggia anche il materiale dove si forma. Diversità di potenziale. Decidiamo di rimuovere la base, fare un collare di buon compensato strutturale col pagliolato. Sarà messo in opera con cississime 1010 CFS e poi proteggere con Duralac il contatto di metalli diversi. Notare come l'efflorescenza abbia intaccato anche il pagliolato. Dopo sarà compattata con C-System 1010 CFS. Ecco come si presentano i bulloni. Useremo tirafondi che si ancorano perfettamente nello spessore del colletto che andiamo a fare. Con un cartone è stata fatta la sagoma e ora ritagliamo i pezzi con il seghetto alternativo. Abbiamo accoppiato con morsetti i tre compensati per avere un aspetto più omogeneo. Ecco la prova di montaggio a secco, poi alterniamo i tagli perché non cadano nel solito punto. Proteggendo con nastro la base dell'albero per impedire l'incollaggio. In maniera rudimentale e semplice prepariamo le caviglie per tappare i vecchi buchi e poi via con C-System 1010 CFS. Tutti questi lavori possono essere eseguiti, come ben vedete, con mezzi e capacità amatoriali.
impregnazione delle superfici. Il colletto è stato tagliato in due. C-System 1010 CFS e addensante numero 2. Secondo e terzo strato con la stessa lavorazione. Quando si tolgono i nastri, si prova una piccola soddisfazione se il lavoro riscuote la nostra sufficienza. È caldo e dopo 3 ore è tutto seccato. Allora rimontiamo la base facendo nuovi buchi e isolando il tirafondo con Duralac. Posizioniamo la plancetta con la scaletta di poppa. I fori erano stati tappati dall'esterno, ma siamo intervenuti dall'interno con una punta sottile per avere il riferimento certo e forare tranquillamente dall'esterno. I bottazzi hanno complicato la verniciatura dello scafo e al lavoro finito il risultato intorno alla reggetta d'acciaio non ci piace molto. Smontata la reggetta, delimitiamo la superficie e andiamo a fare una linea blu. Dobbiamo proteggere tutta la parte bassa perché qualche goccia comprometterebbe il lavoro.
pennello sempre vuoto per evitare gocciolature e via. Completiamo anche il timone. L'elica ha ricevuto il Nautilus Drive Primer e ora riceve la prima mano di Nautilus Drive Antifouling. Rimontiamo la reggetta d'acciaio e per proteggere dalle colature di ruggine proviamo a risolvere il problema con un buon grasso alterno, in gel. Lo facciamo anche per l'alloggiamento delle viti perché l'acciaio che si trova normalmente è 304 e non 316. Nostro malgrado abbiamo qualche giorno forzato di più di stare in terra e allora decidiamo di dare un profilo migliore alla parte bassa dell'attacco del timone. Per fare queste due guance usiamo PVC a cellula chiusa, quello con cui fanno le coperte, e C-System 1010 CFS con microfiller power. Stesso lavoro dall'altra parte e pensare che era già pronta. Copriamo le teste con C-System 1010 e microfiller power. Dopo un paio d'ore, quando è secco, miglioreremo, o
pensiamo di farlo, la sua efficienza. Lavoro di finitura, ma si può fare meglio. Il 1010 CFS additivato leggermente con microfiller powder per riempire le cellule del PVC. Quando è essiccato ha una consistenza coriacea e prepara perfettamente la superficie. La carta vetrata è avvolta su una stecca per non fare avvallamenti e si impasta perché è ancora leggermente fresco. SP Anti-Fouling direttamente sopra e il prossimo anno si vedrà il risultato. Anche la maniglia di acciaio, nonostante la pulitura, presenta tracce di ruggine, grassa al teflon e viti con teflon.
siamo pronti per il varo. Gli ultimi ritocchi ai punti di appoggio e nuovamente in mare dopo una buona cosmesi e lavori importanti. Altri lavori da fare. La coperta e gli stopper datati, le drizze sono cotte. Gli stopper da questa parte hanno come sigillante lo stucco a filo ed è fuori passata acqua. Abbiamo rifatto la base per alzarli un poco, perché siano in corretta posizione con l'uncio, ma poi vedremo che sarà ben altro il lavoro da fare. La base che montiamo, incollata, è in legno di compensato e pitturata con lo stesso smalto delle fiancate. La tecnica è sempre la stessa, impregnare con 10-10 CFS e poi aggiungere per questo incollaggio complanare microfiller powder. Gli strumenti sono estremamente semplici. Per il montaggio avevamo già presentato tutto a secco, ma poi, tirando i buloni, ci accorgiamo che il core, la parte interna di balsa, è cotta.
Il 1010 con microfiller ha riempito e saldato perfettamente i vecchi fori degli stopper. Passiamo all'altra batteria di stopper, ora siamo più attenti. Qui hanno usato il silicone su una spaccatura, il che vuol dire non sigillare e creare i problemi che vedremo tra poco. La parte sottostante presenta tracce evidenti di umidità. Smontiamo. Ecco il problema. Smontiamo anche il winch, stesso problema. Dalle piccole aperture o stresse protette con silicone, mai farlo, è entrata acqua e la balza interna, il core, ha assorbito e ha perso ogni caratteristica meccanica, come la gomma di un'auto bucata. Procediamo speranzosi di limitare l'intervento alle superfici che poi saranno coperte dal nuovo fitting e lasciare la coperta intatta. Ma non sarà così. Se per mettere l'uince avessero fatto i fori con una tazza più piccola e usato il 1010 CFS con microfill per riempire il foro, questo problema sarebbe inesistente. Osservate la perfetta rotondità di rottura del jerkot dovuta al serraggio del bullone che teneva questo altro stopper. Sotto non c'è nulla, lavorano solo le pelli esterne. Pensate, quando fate mettere del nuovo o ulteriore fitting sulla vostra coperta, probabilmente nel conto tutto questo non è conteggiato. È gratuito, senza che lo abbiate richiesto. Dobbiamo, per forza, essere più drastici. Bisogna capire e pulire la carie. Si delimita con il nastro la parte che intendiamo tagliare via col frame. Thank you.
pelle superiore si elastica quando priva del supporto interno. Ecco come si presenta la balsa, come tabacco bagnato. Altro taglio importante. Abbiamo pulito con il cacciavite e i ferri, ma poi passiamo ad un ferro montato sul ferro. Siamo sempre a fondo scala, sotto c'è bagnato. Chiamo ancora. Non pensavamo di avere questi problemi. Peggio di ogni previsione. L'acqua penetrata attraverso le viti dell'uince, piano piano è calata a valle del bolsone della tuga, rovinando tutto il sandwich di balsa.
precisa rottura del gelcot e... Mamma mia! Ancora più drastici, quasi senza pietà. La sicurezza prima di tutto. Spremuta di barca. Ancora avanti drasticamente. E pensare che con questo maestralino si poteva essere sotto vela. Giochiamo a dama e poi ancora avanti a pulire. Togliamo anche gli attacchi delle scime. Guardate le vite spropositate che hanno bucato tutto. Crediamo di avere finito di pulire e le superfici ora sono asciutte.
Si lavora con mezzi modesti, ma con responsabilità. Si primerizza con 10-10 CFS. C10 CFS Microfiller Powder. PVC con 10-10 CFS e microfiller Powder, il secondo strato di PVC. Per lavorare meglio, via anche la parte centrale. Il PVC non è dello stesso spessore, allora componiamo il primo piano, poi si vedrà. Il 10-10 CFS con microfiller Powder riesce a formare continuità strutturale estremamente affidabile. Thank you.
giorno dopo controlliamo la stabilità. Va tutto bene. Pareggiamo per passare alle fasi successive. Core Bond. Lo omogenizziamo bene e poi lo misceliamo ancora. Arriverà per caduta a colmare le parti vuote. Ci serviamo di un tubo da silicone vuoto e di un tubicino per arrivare proprio in fondo. Per quanto il core bond appaia denso, riesce tuttavia a colmare e passare anche da un'apertura come un capo di spillo. Abbiamo proseguito facendo tutte le iniezioni e mettendo ancora PVC e intanto è arrivato Giovanni a cambiare tutte le cime e le drizze.
Lavoro di finitura, sempre 10-10 CFS e microfiller powder. Si colmano i fori a monte e si stucca il PVC. Sono le 16:10 del giorno dopo, lavoro di finitura. Ora siamo più precisi. Anche Big Bird e Paolo hanno detto che è un buon lavoro. Abbiamo preparato un foglio di compensato da 4 mm, di quello buono, non il compensato di importazione. E lo abbiamo trattato con 10-10 CFS e lo smalto delle fiancate. Possiamo rimettere in funzione i pezzi di vetroresina tolti prima perché abbiamo lavorato con rabbia e un po' di disperazione, poi perché è meglio così. Faremo il solito lavoro anche dall'altra parte. Abbiamo anche preparato il supporto per gli stopper, così come una base per l'unice e la controbase interna. Non abbiamo potuto riprendere la messa in opera perché avevamo bisogno delle quattro mani. Il pannello di compensato è stato incollato con 10-10 CFS microfiller powder e poi lo abbiamo messo in leggera pressione mettendo sopra delle riviste, quelle natiche, hanno sempre un certo peso, e tirando leggermente con nastro da pacchi. Smontiamo il lavoro di prima di pranzo. La misurazione dell'umidità è giusta. We'll be right back.
posizionare correttamente l'uince, abbiamo forato da sotto con una punta sottile e ora lo facciamo da sopra. Per avere una migliore presa della base degli stopper, carteggiamo lo smalto e incolliamo con C-System Epoxy Mix 110. Tempo di presa circa 5 minuti. I lavori cominciano a essere delineati e senz'altro ci daranno sicurezza e affidabilità nel tempo. Anche Radio Banchina ha detto che va bene. Cartone è la dima del profilo del timone. Col PVC ne facciamo varie sagome. Tagliamo con trincetta. Thank you.
Abbiamo preparato anche quelle con PVC più leggero, recuperandolo dal nostro magazzino. Diamo forma all'inclinazione e dimensione all'allungamento del timone. Tutti calcoli fatti in maniera empirica, ma con un poco di esperienza e buonsenso. La linea ci permette di mantenere l'inclinazione. Prepariamoci i sistemi 1010 CFS con microfiller powder e si incollano anche i profili di PVC, quello più leggero che pure diviso. Un lavoro in più. Si assemblano i vari strati. Quello rosa che diventa l'interfaccia col timone è di peso di 90 kg metro cubo, l'altro, il verde, 40 kg circa. Anche qui 1010 CFS microfiller powder.
Per dargli una resistenza torsionale sono stati recuperati, sempre dal magazzino, due filarotti di tech e alloggiati nel centro del profilo, annegati nel 1010 con microfiller powder. Il legno, a parità di peso, è tre volte più resistente dell'acciaio. Si riporta a vetroresina la superficie di contatto col prolungamento. Stessa miscela, 10-10 CFS per preparare la superficie. E poi 10-10 CFS con microfiller powder. Gelato con le cialde. Teniamo in posizione puntellando omogeneamente dal basso. Il 10-10 CFS, con microfiller powder, così abbondante, ha formato una perfetta interfaccia e il prolungamento del timone che ora sporge dalla linea di chiglia, non della deriva, ha un peso, in questa fase, limitato a poco più di 1 kg. In caso di urto, accidentale, rappresenta un punto di rottura, salvaguardando il progetto originale del timone. Raccordo del nuovo prolungamento. C-System 10-10 CFS con microfiller powder allo stato mieloso perché sia pennellabile e vada a riempire le microbolle tipiche degli espansi di PVC.
Stuccatura sul fresco e aspettando che asciughi, una levigatura all'imperfezione della carena di riva. Facciamo il profilo ancora più bello, o almeno lo speriamo. Una buona levigatura del lavoro sin qui fatto. Dieci CFS con microfiller powder per riempire le imperfezioni e la porosità del PVC. Per stuccare bene, la spatola deve avere i bordi perfettamente vivi, angolo retto. Stucco Nautilus Light Filler con basso peso specifico, 0,6 per litro. Omogenizzare bene il componente B e poi, idealmente, dividere la confezione in due o quattro parti secondo la necessità. La proporzione, anche senza bilancia, sarà molto buona.
mescolarlo fino ad ottenere il colore perfettamente omogeneo. Carta di grana grossa per una buona spianatura. Il bordo di uscita deve essere sempre a spigolo vivo, mai arrotondato. Delimitazione della zona di intervento per la successiva lavorazione. Usiamo anche gli avanzi di lavori dello scorso anno. Messa in opera di unidirezionale di carbonio in strisce da 15 cm, sempre con C-System 1010 CFS.
piccole separazioni del tessuto fatte durante l'applicazione. Si incrociano gli strati e si protegge la parte anteriore a regola d'acqua. Confezione da 1,5 kg, fare sempre due pompate di A e una di B. Per le confezioni da 4,5 kg e 30 kg, le pompe sono di maggiore dimensione e calibrate per una pompata di A e una di B per avere il corretto rapporto. La messa in opera del PIL Play su umido permette un'ottima compattazione dei vari strati con omogeneità della superficie. Il costo in più del PIL Play e il tempo per la messa in opera sono ampiamente ricompensati nelle fasi successive e per la qualità estetica e meccanica del lavoro. Il giorno dopo si toglie il PIL Play. Se passa anche uno o due mesi, il PIL Play ci darà sempre una superficie non contaminata e pronta a riprendere il lavoro in sicurezza. Per la depressione sul bordo di attacco si bagna con 10-10 CFS un pezzo di carta per impregnare la superficie perché lo stucco con microfiller powder faccia una presa migliore. È importante preparare, impregnare sempre le superfici prima di ogni incollaggio o stuccatura.
Si aggiunge l'additivo A20 per assicurare una impermeabilità senza compromessi. Nel mentre asciuga il timone, andiamo a risolvere il moleggiamento anche della parte destra della tuga. Abbiamo l'esperienza pratica dello scorso anno e procediamo con mirata energia. Per sigillare le vie di entrata della base del winch, qui hanno usato silicone. È strizzato subito, già serve a poco. Figuriamoci quando è sottile come un velo di cipolla. Si delimita la parte dell'intervento. Partenza con ferro, non gira, vibra. Lo può usare anche un inesperto. Fa pochissima polvere. Se avete avuto la fortuna di andare in sala gessi, l'avete provato sulla vostra ingessatura. Non è una foresta di aghi, era la balsa del core, quella che, asciutta, dava robustezza alla tuga. Ancora una spremuta di mare. Pulizia generale, sembrano pezzi di tonno. Quanta acqua! Quelle torrette bianche sono l'intervento dello scorso anno di 1010 CFS e Microfiller Powder. Guardate come si era ancorato bene e come non è stato attaccato dall'acqua. Mentre asciuga la tuga, passiamo nuovamente al timone, stuccatura con la spatola dentata. Poi carteggiatura con un morale di legno e carta 40 o 60 e poi spatola liscia per operare con pochissimo spreco di materiale e ottimizzazione dei tempi di lavoro e brillante risultato finale.
torniamo sopra, enumerandoli prepariamo i vari pezzi di PVC. Ne occorreranno due strati. È importante preparare col 10-10 CFS tutte le superfici. Dieci CFS con microfiller powder. La miscela 10-10 CFS, microfiller powder e il PVC espanso sono materiali a cellula chiusa, non assorbono acqua e sono resistenti ai solventi.
Con queste temperature asciuga in fretta. Si spiana per fare il secondo strato. Si prepara anche la parte sottostante. Spatola dentata per dare uniformemente il 10-10 con microfiller powder. Mentre asciuga, si parte con l'antivegetativo, che consigliamo dare in verticale e partendo sempre da poppa. Se volete sapere perché, chiamateci. Si spiana preparando la successiva lavorazione. Il compensato di quello buono è stato protetto con 10-10 CFS Nautilus Polyurethane Enamel del colore delle fiancate. La grandezza è un paio di centimetri per parte più grande dell'intervento. Qualcuno insiste nel dire che il 10-10 CFS non è elastico. I nostri barattoli di plastica è facile pulirli e usarli più volte. Thank you.
il grande vantaggio del 1010 CFS e dei suoi additivi. Manteniamo tutti in posizione col peso di riviste nautiche italiane. Con queste temperature bastano poche ore per fare presa. Delimitiamo la parte sottostante e anche la parte superiore per successivi incollaggi. Questo è il foglio di compensato per la parte sottostante. E questi i supporti della parziale nuova attrezzatura. Qui occorrono le colonne di cartone, preparate prima.
aspettando che faccia presa il lavoro, ripariamo qualche colpitura della scorsa stagione. Facciamo saltare la parte compromessa. Delimitiamo la zona col nastro. Carteggiatura per ritrovare il grip della colpitura. Bagnatura, impregnazione con 10-10 CFS e un poco di carta per non sciupare un pennello. Poi a seguire l'aggiunta di microfiller powder e una buona spatola liscia. Questa stuccatura estetica potrà essere ricoperta con qualsiasi smalto. Lo stesso lavoro si può fare anche in carena, sempre con microfiller powder o con una scelta di altri additivi più forti, per esempio le microfibre minerali. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Ogni additivo corrisponde a un lavoro specifico. Si torna in coperta per lavorare sulla tuga e passare al montaggio dei nuovi stopper De Luigi. Nel montaggio dei buloni mettiamo un poco di grassa al teflon. I fori fatti precedentemente sono stati sigillati, riempiendoli di 10-10 CFS e poi raccogliendolo di sotto dopo aver tolto il tappo in un bicchierino di plastica. Si spianano le stuccature del giorno precedente usufruendo di una stecca per limitare gli avallamenti.
Tra poco in acqua, nel suo elemento naturale, perdendo ogni pesantezza statica. Un riassetto delle cose e poi, alla prima occasione, via verso qualche isola. Abbiamo lavorato con passione, con mezzi semplici, che devono essere bagaglio di ogni piccolo armatore. Si poteva fare meglio, ma il desiderio di andare per mare molte volte ci ha condizionato con la fretta. L'importante, come mi disse un carissimo amico, non le posso offrire una vasta scelta di cibo, ma se resta senz'altro qualcosa che basta per togliere abbondantemente la fame. Se passi da qui vicino, fermati. Sarai nostro ospite e parleremo di barche, di mare, di lavori, davanti a un caffè, un gelato o un piatto di pesce. Grazie dell'attenzione. E se hai qualche dubbio, noi della Cecchi siamo sempre con te, dalla parte della tua barca.